le razze sono uguali, ogni razza che è romana, cittadino Roma, tutti, tutti, cittadino Roma. Successo con migliaia di presenze in piazza Ennio Danilo a Serre per la 25esima edizione dell'Alburni Jazz Blues Festival. Ieri sera il grande finale con artisti e musica di qualità per una manifestazione davvero straordinaria condotta dalla giornalista Maria Rosaria Sica. A chiudere il festival è stato Enzo Avitabile, che ha coinvolto tutti con la sua energia facendo ballare e cantare intere generazioni. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Mennella è già al lavoro per la prossima edizione. È stata una serata strepitosa con Enzo Avitabile, un vulcano di energia, e il pubblico, siamo contenti perché ha apprezzato tantissimo e non potevamo finire in modo migliore. Ovviamente, come dicevi, continua la kermesse dell'Alburni Jazz 25esimo e quindi nel periodo natalizio avremo altri eventi collegati ai festeggiamenti per questa importante ricorrenza. E poi ancora un altro momento nel mese di febbraio per la festa dell'olio e diciamo metteremo insieme la gastronomia insieme alla musica jazz. Cercheremo di valorizzare quanto più possibile quello che abbiamo nel nostro paese. È una scommessa sempre vinta quella dell'Alburni Jazz, in qualche modo le persone confluiscono sempre qui. La nostra soddisfazione è quella proprio, quello di avere tanta gente che ci viene a seguire e si diverte e ascolta la buona musica di Serre, dell'Alburni Jazz and Blues Festival che è arrivato al 25esimo compleanno. E come ultima serata abbiamo avuto, come dicevi prima tu, il botto. Siamo stati veramente contenti e soddisfatti di avere tanta gente qui a Serre ad ascoltare un grande artista che ci ha divertito e ha fatto ballare pure me, quindi infatti l'abbiamo vista, sindaco. Un tipo abbastanza pigro, quindi vuol dire che effettivamente ha funzionato. Ha funzionato. Serre è a casa mia.